Stanchi dei soliti combattimenti in stile Minecraft? Beh, siete nel posto giusto. Infatti, grazie a questa fantastica mod, avremo delle animazioni incredibili per ogni colpo di spada. In perfetto stile anime. Che figata. Il Natale è alle porte e tu non hai ancora pensato ai regali. Non va bene, ma per fortuna quest'anno hai l'imbarazzo della scelta. Infatti, potrai prendere il mio libro su Amazon o in tutte le librerie d'Italia, oppure il mio nuovissimo merchandising, magliette e felpa, su kendalshop.it. E se li comprate tutte e tre, vi regalo Cimmia. Oh, cos'è che vuoi regalare te? Niente, niente. Sarà meglio. Ciao a tutti ragazzi, io sono Kendall e benvenuti in un nuovissimo video di Minecraft. Quest'oggi andremo a vedere due mod incredibili, la Epic Fight e la Weapons of Minecraft. E come avete già visto nella intro di questo video, queste due mod, se combinate, aggiungono delle animazioni pazzesche ai combattimenti. Infatti tutti quanti sicuramente conoscete la mod Epic Fight, perché comunque ve l'ho fatta vedere qualche anno fa, ma la Epic Fight da sola non è sto granché. Infatti, come vedete, con una spada di Minecraft normale, sì, aggiunge dei movimenti in più, ma non è così tanto soddisfacente come prima. Per ottenere quel livello di soddisfazione dovrete scaricare la Weapons of Minecraft, che aggiunge tutte queste nuove spade pazzesche. E la figata è che ogni singola spada ha le sue animazioni personalizzate. State a guardare. Prendiamo questa che si chiama la Agony. È una spada a due mani, o meglio, una lancia. Guardate che animazioni incredibili! Wow! Ho rotto letteralmente il pavimento. Quello però era un attacco speciale, che come vedete si ricarica in basso a destra. Adesso è 0-0, quindi farà degli attacchi normalissimi. E più danni fai alle entità, e più velocemente si ricaricheranno i tuoi attacchi speciali. Mamma mia ragazzi, ma di che cosa stiamo parlando? A parte che così veramente sembro proprio un arrogante che cammina in questo modo e se ne frega del pericolo. Sono proprio lì che dico: dai, avvicinati, mostro. In perfetto stile Kendall. E poi BOOM! Attacco speciale, morite tutti e disintegro persino il pavimento. Questa mod sembra proprio fatta apposta per me. O meglio, queste due mod. Quindi, come vi dicevo, ogni arma ha le sue animazioni particolari. Queste sono tutte quante delle armi, tranne questo che è uno scudo, che possiamo utilizzare. Ah sì, come vedete ci ho già giocato per un bel po', quasi rotto anche l'armatura. Meglio prendere un elmetto migliore, cioè, o meglio, nuovo. Quest'ascia gigante si chiama Torment, quindi il tormento. E vediamo un pochettino quanto male fa. Ah, così proprio parte. Ah, ok. Cioè, ogni colpo che ho tirato ho distrutto il pavimento praticamente. Bene, benissimo. Ma poi guardate le animazioni quando corre. Tutto chino chino. Prendi questo maledetto scheletro, ti spacco in due. Pesante quest'ascia, eh? Devo respirare un attimo. Ah, non è vero, non devo respirare. Ragazzi, io non lo so. Io quando vedo queste cose impazzisco. Mi chiedo sempre come fanno a creare delle mod del genere. Ma andiamo avanti, perché non abbiamo mica finito. Abbiamo anche questa bellissima spada da cavaliere. Continuiamo a testare i loro danni. Che cavolo era? Ah, è questo il suo attacco speciale. Ti trafigge dall'alto. Wow. Zombie, oggi ci farete da cavie, mi dispiace. Prendete questo. Mamma mia, tagliate a fettine come il salame. Fammi provare un altro attacco speciale, dai, aspetta. Fermi, fermi, fermi. E ora! No? Ok. Boom! Oh, che male! Che male! Questa invece si chiama Ender Blaster e sembrerebbe essere una pistola. Oddio, infatti è una pistola! Ah, ma non è soltanto una pistola, quindi io posso attaccare sia melee, quindi a pugni e a calci, o melee, che dir si voglia, oppure anche con quest'arma, sparandogli letteralmente. Ma che... Ma se... Ciao, ragazzi, sono entrato in un film americano. Guarda che botte che gli do! Prendi questo! Kendall 007. Ha fatto pure l'animazione mentre lo dicevo. Stupendo, stupendo. Ok, quindi dopo tre colpi va di pugni. Guarda, guarda. Pom, 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 pom. Addio. Lurido. Zombie. Puzzolente. Questa si chiama Antiteus. E sembrerebbe la falce della morte. A parte che emana delle particelle nere che non sono per nulla rassicuranti. Proviamola. Ok, va bene. Sì, certo. Come no? Appunto. Io sono senza parole, ragazzi. E questo è il suo attacco speciale? Cos'è che fa? No, non ho capito. Qual era l'attacco speciale esattamente? Forse lo devo fare in aria?
Ah, lo prende tipo in lock praticamente. Mamma mia. Quanto danno fa sto coso? 8. 8 di danno. Ma in più ti dà anche l'effetto wither. Quindi loro adesso sono tutti quanti avvelenati. Io potrei tranquillamente andarmene e morirebbero, giusto? Beh, non proprio. C'hanno ancora mezza vita. Ora sì. Adesso morirete tutti quanti. E addio. Poi abbiamo la katana che avete visto all'inizio. Questa, ragazzi. Cioè, per me questa qui è senza senso. Stiamo parlando dell'arte della spada. Puoi letteralmente diventare Zoro. E c'ha degli attacchi speciali incredibili. Guardate quella specie di teletrasporto. Ma poi inoltre se salti puoi anche far volare in aria i nemici. Cioè, guarda qua. Pum! Vai su. E adesso ti taglio a fettine. No, non credo proprio, piccolo creeper. Muori. Guardate quanto è soddisfacente farmare i mostri in questo modo. Mamma mia! Io sono proprio un nutellino. Quando ci sono queste cose impazzisco. Ma andiamo avanti. Io direi che è meglio svuotarsi l'inventario perché sono un po' pieno di spazzatura. Ah, non vi ho detto che esistono anche dei libri abilità per aggiungere dei bonus al tuo personaggio. Quindi per schivare gli attacchi. Se non sbaglio ce n'è uno anche, dov'è? Questa è l'adrenalina. Questo è il bonus vampirico. E ci sono anche diverse armature. Come per esempio questa armatura in diamante. Che, beh, esteticamente non è sto granché. Però ti conferisce 10 cuori in più e quasi tutta quanta l'armatura completa. Come se avessi quindi un'armatura in ferro. Però con 10 cuori. Sembra un cavaliere dello zodiaco adesso. Aspetta, aspetta, che non abbiamo finito. Ci sono tantissime armi ancora. C'è la Moonless. Ma stiamo scherziamo? Prendiamo anche la grande ascia in nederite e il bastone di nederite. Eh sì, perché è possibile combattere anche con i bastoni, come vedete. Mamma mia, mamma, di che stiamo parlando, ragazzi? Ma come fanno ad essere così fluide queste animazioni? Prendi questo. Ti piglia bastonate. E ho appena ucciso uno scheletro a bastonate in pochi secondi. Quanto danno fa sto coso? 6. Come fa a fare solo 6 d'attacco? Sembra fortissimo. Ciao maiali. Chissà se con sto coso posso prendere il volo. Guardate come gira velocemente. Potrò diventare l'uomo elicottero. In creativa, tra l'altro, abbiamo tutti quanti gli attacchi speciali sbloccati. Anche se con questo non mi sembra che ce ne siano. A meno che l'attacco speciale è proprio questo di far roteare il bastone. Boh, può essere. Molto figo, in effetti. Questa, invece, ragazzi, è una delle mie armi preferite. Una lama che ti tieni sull'avambraccio. E guardate che attacchi pazzeschi puoi fare. Cioè, ma raga, ma di che cosa stiamo parlando? Sono tantissime le animazioni. Diventi letteralmente una trottola. Credo comunque che siano molto ispirate a One Piece. Perché alcune sono proprio... Oh, mi sono buttato in acqua. Dicevo, perché alcune sono proprio simili. Vediamo quanto ci mette a uccidere un Iron Golem con questa super ascia in nederite. Oh, che era quella roba? Ah, questo è il caricamento dell'abilità speciale. Siete pronti? È mezzo morto, ragazzi. Un colpo. Boom! E con questo invece... Molto meno, secondo me. Sì, questa... Dai, ragazzi, questa è una trottola. Cioè, questo sono diventato io una lama. Distrutto. Vediamo se riesco a reggere un warden. Con questa katana, poi... Oddio. Ok, no. Direi proprio di no. Vabbè, ragazzi, l'armatura non è sto granché. Però sicuramente gli farò del... male. Ehi, non ho mica detto che le armi sono OP. Ho detto soltanto che aggiungono delle nuove animazioni da combattimento. Comunque la mia preferita è questa qua, che spacca tutto il pavimento. E poi sti blocchi li puoi prendere? No, non li puoi prendere. Sono distrutti. Ah, sì che li puoi prendere. Più o meno, dai. Ovviamente, se ve lo state chiedendo, proprio come nella Epic Fight Mod, è possibile cambiare lo stile di combattimento. Quindi avere quello classico di Minecraft così. Oppure quello appunto realistico della mod, così. Basta semplicemente schiacciare un pulsante. Se ve lo state chiedendo, ovviamente anche l'arco può essere usato in modo realistico, quindi così. Oppure si può cambiare in modalità Minecraft normalissima, ovvero così. Ma sai cosa? Io mi prendo l'armatura in nederite, non me ne ero neanche accorto. Questo che cos'è? Il sigillo del demone. Un vecchio demone è sigillato dentro sto coso. Oh? Wow, ragazzi, faccio paura. E ora c'ho 30 cuori. Cos'è sto sigillo del demone? Come si sblocca? Aspettate, mi prendo delle mele d'oro, così rigenero la vita, e poi con la mia fantastica lancia proveremo a uccidere il warden. Fatti sotto, coccodè. Mamma mia, ragazzi, che botte che gli tiro. Anche lui però mi fa altrettanto male. Scappa e niente. Beh, forse non sarà possibile battere il warden corpo a corpo con queste spade, ma sono indubbiamente una più bella dell'altra. Quindi, ragazzi, lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto. I nomi delle mod le sapete, così le potete provare anche voi. Dal vostro Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!